Ciao e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un argomento importante, e cioè l'igiene personale durante le nostre uscite. Vi farò vedere come in pochissime mosse riuscite a creare un sapone portatile di ridotte dimensioni e soprattutto di un peso praticamente nullo, ma cosa ancora più importante, a costo zero. Buona visione! Ok, partiamo subito da quello che ci serve per creare il nostro sapone da viaggio oppure per le nostre escursioni. Io per praticità l'ho già aperto. Questo è un panetto di 500 grammi, è un sapone totalmente biologico, quindi privo di agenti chimici. Si trova in tutti i supermercati d'Italia. E costa praticamente nulla, circa 90 centesimi, e vi garantisco che è veramente veramente valido. Poi in molti, ci sono tanti video su YouTube di questa tipologia, in molti utilizzano un dentifricio, ok? O meglio, l'involucro del dentifricio. Svuotano, una volta finito il dentifricio, mettono all'interno dell'involucro del dentifricio, mettono questa pasta che adesso vi faccio vedere come si presenta questo tipo di sapone. Io lo evito di farlo per il semplice e unico motivo che il mio metodo, la mia tecnica è veramente semplice e ci si impiega un secondo. Invece, per riempire un barattoletto di dentifricio, magari bisogna faticare un pochettino. Teniamo in considerazione che la consistenza di questo sapone è praticamente un po' come la plastilina, il DAS, eccetera, eccetera. Io invece utilizzo un'altra tecnica, e cioè, come in questo caso, per esempio, ho utilizzato un contenitore di un deodorante stick. Molto comune nell'uso frequente di ognuno di noi. È facilissimo e vi faccio vedere subito come si fa. Poi, oppure si può utilizzare questo classico burro cacao che noi magari abbiamo terminato, come in questo caso è finito, lo riempiamo col nostro sapone. Vi faccio vedere subito il sapone, eccolo qui. Questo è il panetto di sapone ed ecco come si presenta. Ha comunque un buon odore, ha comunque un buon odore, e soprattutto la cosa che ci farà rimanere veramente tutti quanti di stucco, e cioè che con veramente una passata così, ok, non immaginate sotto l'acqua quanto schiuma, quindi e ha un enorme potere pulente. Adesso passiamo alla vera e propria realizzazione. Prima vi ho fatto vedere questo, il contenitore di un deodorante stick. Io l'ho già preparato per praticità, anche perché comunque lo porto nelle mie escursioni. Ecco come si presenta, ok? Spero che si riesca a vedere bene. Una cosa importante, o meglio, una cosa comoda di questo deodorante stick, è cioè che noi abbiamo giù in fondo questa rotella che giriamo e facciamo salire il contenuto. Eccolo qui. Guardate, credetemi, ne basta veramente pochissimo, cioè già questo già è tantissimo, ok? Ne basta veramente poco, quindi basta passare il dito sopra in questo modo, ok? E poi dopo vi faccio vedere come quanto schiuma. Andiamo a fare una prova proprio in bagno. Adesso invece lo realizziamo con questo. È la stessa identica tecnica. Semplicemente che questo è il contenitore ancora più piccolo, questo è un pochettino più grande. Qui siamo intorno agli 80 grammi, forse qualcosina in meno, qui invece siamo intorno ai 20-25 grammi. E vi garantisco che vi basta una cosa del genere, vi durerà sì e no un anno, ok? Semplicissimo. Ok. Fate come ho fatto io, e cioè prendete uno strofinaccio oppure dello Scottex, mettetelo sotto il vostro tavolo da lavoro, così da non sporcare, da non creare diciamo difficoltà. Prendiamo subito il nostro contenitore da burro cacao, o meglio ex burro cacao, e una volta svuotato naturalmente, come potete vedere. E non dobbiamo fare altro che esercitare una leggera pressione posizionandolo qui sopra. Vi faccio vedere subito. Ecco perché vi dico che è veramente semplicissimo. Ecco come dobbiamo fare.
non dobbiamo fare altro che esercitare questa pressione. Il contenuto naturalmente è rimasto all'interno, noi non dobbiamo fare altro che piegare in questo modo. Ok, vi faccio vedere subito. E come potete vedere è rimasto all'interno. Togliamo l'eccesso che c'è intorno. Eccolo qui. Questo ovviamente è riutilizzabile. E come potete vedere è rimasto all'interno il nostro sapone da viaggio. Ma adesso andiamo subito a testarlo e vedere se effettivamente pulisce. Ok, mettiamolo subito alla prova. Siamo nel bagno del mio garage. Eccolo, quello che abbiamo preparato prima, ok? Adesso vi faccio vedere. Basta ruotare la classica rotellina che c'è sotto ed ecco subito che è uscito. Noi ne prendiamo, guardate che quantità, guardate che quantità. Eccola, guardate, veramente piccolissima. Vediamo se avevo ragione. Mettiamo un po' d'acqua e guardate quanto sapone, guardate quanto sapone che fa. Noi naturalmente abbiamo provato quello con il burro cacao, ma la stessa cosa è valida. Adesso sciacquiamo. La stessa identica cosa è valida per l'altro. Poi soprattutto ti lascia le mani veramente veramente pulite, morbide, di conseguenza anche profumate. Proviamo questo, quello che vi ho fatto vedere prima. Ok, stessa identica tecnica come potete vedere, ok? Basta ruotare un pochettino e prenderne un poco da qui, in questo modo. Ok? Guardate quanto ne ho preso, pochissimo. Proviamolo. Ecco come schiuma, e poi soprattutto non è di quelli che rimangono sulle mani, ok? Soprattutto per noi che siamo magari in uscita, con pochissima acqua riusciamo a tirar via tutto il sapone in eccesso. Guardate, basta solo una passata d'acqua. In questo caso abbiamo naturalmente l'acqua corrente nel bagno del mio garage, ma comunque ha tolto via tutto. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao, 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 ciao.